Venditalia 2014, tra le novità esposte qui in questa quattro giorni milanese, sono davvero tante, credetemi, e ne vedrete delle belle nei prossimi filmati e nei prossimi minuti. C'è quella di Magex. La Magex è un'azienda italiana veneta. Qui abbiamo Marzia Maule, che è la responsabile operativa. Buongiorno Marzia. Buongiorno a lei. Allora, noi siamo un'azienda che è nata in Italia, siamo presenti nel settore dei distributori automatici da 16 anni. Siamo un'azienda soprattutto di respiro internazionale. La nostra azienda ha il suo punto di forza soprattutto nel proprio sistema di erogazione. Infatti la nostra novità è che non utilizziamo spirali, ma utilizziamo un sistema di erogazione che è completamente modificabile dall'utente tramite il nostro sistema brevettato. Il nostro brevetto è certificato, siamo un'azienda che punta soprattutto all'estero. Infatti diciamo che il marchio Magex è conosciuto nel settore della distribuzione automatica tra gli addetti ai lavori. È poco visto qui in Italia, ma perché voi vendete molto all'estero? Sì, sì, siamo già presenti con una nostra filiale che si chiama Magex Cile, presente in Sud America, che si occupa della distribuzione dei nostri distributori in tutta il Sud America. Siamo già presenti anche nel Sudafrica con una nostra azienda che si chiama Magex Sudafrica e adesso sta per nascere Magex Scandinavia. Beh, insomma, vi date da fare. Sì, sì, siamo è un'azienda, sì, per esempio... In evoluzione. Sì. Tu sei giovanissima, Marzia, quanti anni hai? Vabbè, io ne ho 20, quasi 21. Ne hai 20, ma nel tuo DNA c'è distribuzione automatica. Sì, 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 infatti è un'azienda comunque che sta seguendo un filone familiare, infatti è... Il 99,99% delle aziende della distribuzione automatica, credimi, io che le conosco praticamente tutte, sono... a gestione familiare o hanno iniziato in termini familiari. È una realtà che tutto il mondo ci invidia e ci riconosce, riconoscendo anche e soprattutto una delle eccellenze in termini di professionalità, in termini di italianità. Allora, alle nostre spalle c'è un modello che si chiama Shop 24 Easy. Easy, sì. Al cui interno che sistemi ci sono? Descrivici. Allora, questa è una delle nostre ultime novità. La nostra macchina è soprattutto richiesta in America perché il sistema, diciamo, l'innovazione di questo distributore è la possibilità di prelevare i nostri prodotti ad altezza uomo. Infatti il nostro ascensore preleva il prodotto in maniera orizzontale, quindi per esempio abbiamo anche aziende che ci chiedono cestini di frutta, prodotti di pasticceria. Il prodotto esce orizzontalmente, quindi non cade, scende e si può prelevare direttamente ad altezza uomo. Quindi questa è una macchina che risolve molti problemi anche riguardanti a persone che portano handicap. Naturalmente sì. Io noto peraltro che voi non avete dei limiti specifici per le zone dedicate alle spirali, diciamo, al posto, perché è modulabile. Questa macchina è completamente modulabile, sia in altezza che in larghezza che in profondità. Infatti tramite semplice programmazione della macchina, in 2 minuti si può cambiare completamente la larghezza e le dimensioni degli spazi che contengono il prodotto. È veramente facile. Marzia, ma questa macchina, tu mi dicevi poco fa, ha addirittura all'interno la predisposizione per il wifi, ovvero io sono un consumatore, vengo qui, decido di mangiare un piatto fresco o un tramezzino e di intrattenermi nelle vicinanze avendo addirittura a disposizione un wifi per poter divagare e rilassarmi qualche minuto collegandomi gratuitamente attraverso il mio smartphone. Certo, certo, attraverso anche le tessere di fidelizzazione, per esempio, possiamo fare in modo che il cliente abbia a disposizione, nel momento in cui viene qui, si prende il proprio prodotto, resta qui, mangia con calma, fa una chiacchierata magari anche con gli amici e può navigare tranquillamente in rete. Bene. Nessun problema. Passiamo avanti. Questo Shop 24 Evo Smart, che cos'è? Allora, questa è la distributore Shop 24 Smart. È, diciamo, la nostra macchina più piccola, perché infatti può essere modulabile e si può avere da 2 a 6 erogatori, in modo tale che
Per esempio, in Francia abbiamo una nostra macchina che vende baguette e possiamo avere 10 tipi di baguette utilizzando soltanto due motori, quindi risulta anche un'idea più economica anche per i nostri clienti. Andiamo avanti, il terzo modello che io qui vedo, sistema privacy novità 2014, che cos'è? Allora, questo è un nostro sistema, nella nostra macchina Shop 24 Evo brevettato, è in esposizione in questa macchina ma possiamo trovarla e applicarla in tutti i distributori. Cosa consiste? Consiste in un vetro che tramite il nostro sistema elettronico consente di rendere i prodotti all'interno della macchina visibili oppure no, o a determinata clientela. Per esempio, se vogliamo vendere alcuni prodotti che sono vietati ai minori, nel momento in cui, per esempio, vi faccio vedere, inserisco la tessera sanitaria o il codice fiscale, quindi, la macchina riconosce la data di nascita, sì, e quindi e si apre e rende mostrabile, rende sì, i prodotti. Nel momento in cui io vado a togliere, torna scura. Questo funziona anche nel momento in cui, per esempio, c'è un calo di corrente, va via la corrente, la macchina resta oscura. Questo è uno dei nostri punti di forza e riguardo questo sistema. E questo a tutela della privacy e diciamo in linea con quelle che sono le linee guida della legge italiana. Certo, siamo completamente a norma di legge. Grazie. Noi ora dovremo passare in un'altra postazione che è lì giù, ma vedo che ci sono dei clienti che stanno guardando in modo molto interessato, sì, e si stanno facendo spiegare. Seguiamoli in silenzio, silenzio, veramente in modo estremamente educato, cercando di non disturbare. Così tu nel frattempo ci spieghi che cosa. Sono andati via, hanno avuto terrore del microfono e della telecamera, hanno detto oddio, andiamo via. Vieni qui, vieni qui. Allora, mostriamo che cos'è questo distributore che aspetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 selezioni per 1, 2, 3, 4, 5, 6 cassetti. Oibò, oibò, oibò. Questa è una postazione maxi pubblica. Certo, certo. Questa qui è la nostra macchina più grande per, come distribuzione. Di questa modalità di distribuzione. Questa qui, a differenza delle altre, è più grande. Abbiamo possibilità, come si può vedere anche qui, di montare più o meno motori a seconda dei gusti del cliente, della richiesta. Perché infatti se abbiamo meno motori, ovviamente la macchina risulta anche più economica e più accessibile. Ma questa funziona, aspetta perché io devo capire. Vedere come funziona? Sì, facciamo un test. Vediamo inserendo la Fidelity Card, naturalmente. Tu hai inserito la Fidelity Card e poi? E poi abbiamo selezionato il nostro prodotto, 26. Selezioniamo, eccolo qui. E come per magia sale l'ascensore. Sale l'ascensore. Il prodotto viene erogato tramite il sistema di motori. In modo estremamente semplice viene poi erogato. Perché non si apre fino a che la ghigliottina che divide la macchina dal cassettone non viene chiusa. Quindi avete un'ulteriore protezione. Marzia, scusami, questa macchina io vedo che è piuttosto solida. È solida. Quanto pesa? Quanto pesa? Siamo sui 450 kg. Bene, allora procediamo avanti, concludiamo il nostro percorso all'interno dello stand della Magex con questa macchina che vedo distribuisce davvero di tutto. Che cos'è? Allora, questa è una library. Questa qui permette sia il noleggio che la vendita di prodotti. Possiamo passare dai gadget ai libri. Possiamo far vedere come funziona? Certamente, noi dobbiamo far vedere come funziona. Inquadriamo proprio ora la scheda. Ecco. Fidelity Card un po' particolare con un codice a barre. Ok. Allora, per esempio, vi facciamo vedere un noleggio. Noleggiamo un libro. Per esempio, questo. Preleva. Mostriamo la nostra Fidelity Card tramite il codice a barre. Adesso si vuole vedere che funziona con un braccio robotico
praticamente va a prelevare un vassoio e il prodotto, adesso ci arriva. E sta uscendo, eccolo qui, il libro. Un vostro libro che, vabbè, è un libro, voglio dire, non preso proprio nuovo di zecca, è giusto un'esposizione per far comprendere esattamente. Per il noleggio, per esempio. Oh, perfetto. Sono abituato a un noleggio. Perfetto. Adesso lo restituiamo. Voi potete restituirlo e... E la possiamo anche comprare da questa macchina. Allora, nel momento in cui, per esempio, mostriamo il codice del libro, la macchina riconosce questo libro. Io metto il libro, lì la macchina riconosce comunque il codice che è all'interno del libro che abbiamo posizionato noi e lo riporta al suo posto. Bene, allora in questo caso possiamo fare acquisto, noleggio, quindi col prelievo e la restituzione. Ma questa è buona, questa è veramente buona, perché rappresenta veramente la nuova frontiera della distribuzione automatica. Possiamo anche comprare, oltretutto non è soltanto una macchina da noleggio, possiamo comprare? Marzia, lo dico io per te, perché mentre tu parlavi, incuriosito e affascinato da questo enorme distributore, esteticamente bellissimo, guardavo l'occhio della telecamera, le due casse e naturalmente poi il monitor con il quale interloquire. Ma allora, la tecnologia è tutta vostra, lo sviluppo software immagino sia tutto vostro. Tutto nostro, abbiamo tre tecnici informatici che lavorano all'interno dell'azienda. Ecco, allora, voi capite quanta tecnologia e quanta eccellenza c'è qui in Italia? Vi rendete conto di quante belle cose noi andiamo a produrre e perché? Tutto il mondo guarda all'Italia per la distribuzione automatica. Cara Marzia, tu sei giovane, io ho 27 anni di esperienza nella distribuzione automatica e posso dirti con certezza che l'Italia è veramente il fulcro, è il perno principale del vending nel mondo. Andiamo avanti perché ora chiudiamo la nostra intervista andando a guardare distributore, la Big Store. L'ultimo distributore che nel frattempo è da quest'altra parte, proprio all'esterno, ed è una macchina che, come potete vedere, è elegantissima. Loro lo chiamano Big Store. Nella parte superiore ci sono anche tre monitor che spiegano in che modo possono essere poi erogati, ma la caratteristica principale è che il vetro che troviamo nella parte anteriore della macchina anzitutto fa da vetrina. Marzia, spostiamoci qui proprio davanti al distributore, perché ecco qui, voi che cosa esponete? Qui abbiamo delle mensole e su ogni mensola ci sono poi visualizzati i prodotti che sono in vendita, in pre-vendita nella parte posteriore. Allora, brevemente, come funziona questa macchina? Allora, questa macchina funziona sempre tramite un braccio robotico che va e preleva il prodotto, sempre in maniera orizzontale, quindi possiamo mettere anche prodotti di una certa fragilità senza problemi. Poi la bellezza è anche che abbiamo questo espositore, come diceva lei prima, che mostra i nostri prodotti aperti. Per esempio, prendiamo questa bandiera italiana, vi facciamo vedere. Eccoci qui, ci avviciniamo, questo è un sistema della Nayax, avanti. Allora, inseriamo la Fidelity Card all'interno, opera pure. Bandiera italiana, acquistiamo e adesso godiamoci lo spettacolo. Erogazione del prodotto in corso. Attendere, prego. Questa è la voce della signora che è nascosta all'interno, immagino. E che nel frattempo ci annuncia che sta arrivando, eccola qui l'erogazione, prendila pure. Prego. Prelevare il prodotto. L'hai prelevato e ora cosa accade? Le cose. Vuoi continuare ad acquistare? No. Vuoi stampare il ticket? Non dimenticare di prelevare il resto o la tessera. Grazie e arrivederci. Ecco, quello che avete potuto quindi vedere, ascoltare, vivere non in modo tattile purtroppo, ma vivere in termini emotivi negli ultimi minuti è tecnologia made in Italy. Marzia, io non posso che ringraziarti, rimandiamo
gli amici a quello che è il vostro sito, che è ricchissimo di informazioni, certo, compresa quella di poter, quelle per poter entrare in contatto con voi. Il vostro sito è www.magix.it, dove potete trovare tutte le nostre installazioni, i nostri vari modelli di macchinari e mettervi in contatto con noi. Benissimo, grazie, saluta pure gli amici di VennTV.it. Ciao. Buona Venditalia. Buon Venditalia a noi nel frattempo e a loro che vedranno nei prossimi minuti altri servizi, perché noi nel frattempo continuiamo. Fabio Russo per VennTV.it insieme a Marzia Maule della Magix. A dopo. Dopo.